Vediamo in questa lezione l'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Cioè, questo è uno degli esperimenti più importanti forse fatti a fine del XIX secolo, fine Ottocento, perché ha dato il via a un dispositivo che oggi per noi sarebbe irrinunciabile, il motore elettrico. Quindi ecco perché è importante. Come si può ottenere un campo magnetico costante? Ad esempio con due magneti, ok? Scusate, fatemi vedere se giù dovrebbe starci un... Eccolo qua, vedete, questa è un po' la cosa. Immaginate quindi un campo magnetico costante con due blocchi di magneti, anche se poi il motore elettrico, vi spiegherò tra poco, non è fatto esattamente così, cioè o meglio, non è fatto con due magneti permanenti. Però se volessimo fare un esperimento, prenderemo due calamite, chiaramente la polarità nord, o no perché tutto il magnete è nord, ma la polarità nord è quella che mostra questa faccia, come la polarità sud è quella che mostra questa faccia, che il magnete, sapete, c'ha poi quella doppia polarità. In mezzo, quindi tra i due magneti con polarità opposte, ci andiamo a ficcare una spira. Vi ricordate, una spira è né più né meno che un filo. In questo caso, vedete, si prende una spira rettangolare, è importante qui perché poi accade una certa cosa. Che cosa vediamo? Vedremmo, quindi la spira, vedete questi due tubicini, in qualche maniera indicano i fili di corrente, insomma, magari uno su sta spira. Immaginate sta spira come fosse anche su un filo, no? Perché infatti quello è. Però di un materiale un po' più rigido, e anzi qui sui due lati, come se avessimo, che ne so, due perni, cioè in maniera che la spira possa girare, diciamo, liberamente. Perché se facciamo questo esperimento senza una spira che ha appunto quei perni, in grado di farla girare, vedremo che questo inizierebbe una torsione di forse riuscirebbe a fare un giro, ma si bloccherebbe, no? Che non può avvolgersi su se stessa, chiaramente, non riesce ad avere la forza necessaria. Quindi viene fatta scorrere corrente, vedete, B è il campo magnetico, e che cosa si vedremmo se noi riproducessimo questo esperimento? Vi assicuro che le attrezzature sarebbero molto semplici, se non appunto disporre di una spira che possibilmente può ruotare. Chiaramente gli agganci di questi, diciamo, perni sono tutti metallici, cioè devono garantire la possibilità che la corrente possa passare, perché se lì ci metto un supporto di un materiale isolante, è chiaro che non vedremo nulla, perché lì non passerebbe nulla. Invece continua, capite, a girare corrente, ma lì si può muovere, proprio il contatto c'è comunque. Vedremmo, dicevo, quella spira ruotare. Vedete infatti queste forze, va bene, questa F in qua e questa meno F in qua, creerebbero proprio una coppia di forze, quindi sui due lati, vedete, vabbè, diciamo lunghi, ma per come è fatto. Invece sui due lati, questi qui, cioè quelli corti, essendo, come dire, la spira allineata al campo magnetico, lì la forza subita, diciamo, in quei tratti è praticamente nulla, perché, diciamo, come dire, non c'è una forza, perché stanno allineati, cioè l'angolo che si forma con il campo magnetico è zero e quindi verrebbe zero la forza. Invece qui, vedete, l'angolo che diciamo, si va a formare tra il vettore campo, che fatemelo zoomare ulteriormente, il vettore campo, no, che queste freccette verdi e la spira è perpendicolare, con la regola della mano destra, vedete qui dal lato questo sinistro la forza sarebbe in alto, qui sul lato destro dove la corrente, vedete, va in così, sarebbe in basso. Quindi crea una coppia di forze, cioè un momento di forza. Quindi vedremo questa spira ruotare. Questa è una cosa, come vi accennavo, importantissima, perché di fatti, quando è stato fatto per la prima volta, qua mo vediamo un po' pure le formule, quando è stato fatto per la prima volta, vedete qui sta lo schema solo vettoriale esattamente di quello che abbiamo visto lì.
Dicevo, quando è stato visto per la prima volta, insomma, è chiaro che non si potevano immaginare le applicazioni future da lì in poi, però dicevo, da lì, cioè questo è il principio di funzionamento del motore elettrico, che un motore elettrico non è né più né meno che un sistema dove si crea un campo magnetico, accennavo, immaginate un trapano, no? Un trapano, un motore elettrico, i motori delle serrande, mo, stanno i motori elettrici per le automobili, dove i due magneti sono magneti non permanenti. Vi ricordate il ciclo di steresi, no? Dove abbiamo visto un solenoide attraversato la corrente e con dentro un materiale ferromagnetico. Lì si crea all'interno un effetto amplificazione, cioè si ha, se vogliamo, un'elettrocalamita. Beh, nei motori elettrici usualmente vengono usate elettrocalamite. Perché? Se andassimo a mettere due magneti permanenti, quindi dove loro ovviamente non passa corrente, sì, c'è la spira che percorsa la corrente, ma tra di loro, diciamo, sarebbero esclusi da un campo elettrico, beh, quei magneti alla lunga, dopo pure qualche mese, inizierebbero a perdere un po' le loro, diciamo, come dire, capacità magnetiche, diciamo così. Insomma, in poche parole, il campo magnetico potrebbe ridorsi, che è una calamita, anche, insomma, voglio dire, dopo 10 anni, per dire, pure che non sta soggetta a campi elettrici o campi magnetici, potrebbe perdere un po' del suo magnetismo, per, insomma, una serie di fattori che non ci interessa neanche sinceramente vedere. Invece, quindi, praticamente quel motore elettrico funzionerebbe per un po', poi, non dando quel campo magnetico costante e di quell'intensità che ci serve, dopo un po' quel motore elettrico andrebbe buttato, andrebbero cambiati i magneti. Invece, con il sistema ad elettrocalamita, quando noi il trapano, no, premiamo, non solo passa la corrente nella spira, nelle spire, perché non ce n'è solo una, ma passa la corrente anche nelle due bobine delle elettrocalamite. Quindi in quel momento si crea il campo magnetico, capite? Beh, questa cosa che garanzia ci dà? Che il campo magnetico, insomma, c'è chiaramente tutto un calcolo di quante spire, di che materiale ferromagnetico metterci. Però questo fa in maniera che il campo magnetico è sicuramente sempre costante. Perché? Perché viene generato in quel momento attraverso il sistema ad elettrocalamita. Va bene? Quindi è ingegnosissima sta cosa, perché ripeto, una cosa è fare un esperimento, vedere la spira girare, ma una cosa è creare un dispositivo, quindi un motore elettrico, che abbia garanzia di funzionare anche per decine di anni, non solo per pochi mesi, no? Come accennavo, perché sennò le applicazioni pratiche veramente sarebbero state molto molto ridotte. Invece, in questa maniera, quindi c'è una sorta di doppio circuito, uno che alimenta le elettrocalamite quando passa corrente e un'altra dentro, diciamo, le spire, che appunto ce ne sono tante, per fare l'effetto rotatore. Va bene? Quindi questo è un sistema veramente molto molto. La forza che viene generata, vedete, è data da I per A, A è la lunghezza, vediamolo qui, vedete, questa era B, A è la lunghezza della, diciamo, del lato della spira, eh? Cioè immaginate che le spire hanno due spigoli di questo rettangolo, A e B, no? B è il lato, insomma, come dire, che era parallelo diciamo, al nostro campo magnetico. A invece, insomma, è questo lato qui, per capirci, vedete, questo qui era questo e questo, invece B erano questi altri paralleli. Quindi la forza è data da I per A per B. Quindi vedete, quando avrò più forza di rotazione di ogni, diciamo, in quella coppia di forze che creano il moto, diciamo, il momento torcente, maggiore sarà la corrente, oppure a parità di corrente maggiore sarà la lunghezza di quel rettangolo, diciamo di quel lato, oppure maggiore l'intensità. Cioè, se io aumento la corrente o aumento la dimensione, cioè se voglio creare una forza enorme, creerò un motore più grande dove farò attraversare maggiore corrente, creerò delle
delle spire più grandi, quindi in maniera che A sia più grande, oppure potrei aumentare il campo magnetico. Vi ricordate, in base alle proprietà magnetiche dei materiali ferromagnetici, potrei scegliere un materiale dove è maggiore, vi ricordate, il coefficiente di permeabilità magnetica, mu con R, e quindi amplifico il campo magnetico. Quindi in base alla forza che vogliamo, diciamo, fare, pensate, mo, sembra una cosa banale, ma i trapani, gli avvitatori, stanno addirittura fatti in maniera che, in base alla pressione che andiamo a premere, come dire, vanno più velocemente o più lentamente, ok? Perché? Perché nel caso in cui inizio a premere, è come se facesse scorrere, perché le caratteristiche costruttive quelle sono oramai, ma fa scorrere meno corrente, e quindi vedo questa cosa muovere lentamente. Oppure, se mi serve invece che vada più veloce, basta che premo un po' di più, quindi questa è una sorta di acceleratore, va? Come per l'automobile, per dare più benzina al motore. Così funziona anche, quindi chiaramente stanno dei motori elettrici che hanno un'unica velocità, cioè tu metti 0-1, quando lo metti a 1 lui scorre al massimo della velocità che può. Invece quello di cui sto parlando è un sistema come ci fosse un potenziometro che mi fa aggiungere o meno corrente. Va bene, quindi il motore elettrico, vedete qua, è proprio in qualche maniera uno schema, fatemelo zoomare, di come è fatto un motore elettrico, chiaramente in maniera molto, diciamo, anche pure qui schematizzate, dove è finito il problema. Chiaramente le polarità nord-sud, come detto, non sono dei nord-sud permanenti, ok? Vedete, stanno delle bobine, che quindi sono n spire, non una sola spira, vedete, appoggiate a qualcosa, e notate che praticamente qua entra la corrente, no? Vedete, questi sono due cavi, con il supporto. Questa parte che si vede un po' in un giallo arancione quasi, è una parte metallica pure, quindi toccano, ok? Perché le spire devono essere attraversate. La parte mobile è proprio questa interna, quindi noi vedremmo tutto questo ammasso, per così dire, di spire che stanno lì, muoversi, e quindi il sistema del motore elettrico. Le parti, mo, vabbè, qua giusto per, non è una parte importantissima. Beh, i due pezzi più esterni, cioè quelli che fungono da nord e sud, dicevo, come elettrocalamite, si chiamano statori. Lo statore, insomma, indica già una cosa statica, no? Invece la parte interna, chiaramente, è quella del rotore. Non so se l'ho scritto qui, insomma, quello che ruota in poche parole. Va bene, questo è un po' il discorso del motore elettrico. Insomma, vabbè, qua parlo di altre cose, no, sto scorrendo, perché chissà, dimentico niente, vabbè, questo sostanzialmente ciò che ci interessa.